Io vorrei solo sintetizzare questa presentazione con 5 aspetti. Come ho detto all'inizio, e credo che la presentazione l'abbia dimostrato, l'Expo 2015 ha in sé una carica di innovazione grandissima, di discontinuità rispetto a concetti tradizionali dell'Expo del passato. L'innovazione sta che il sito stesso, l'architettura stessa, il disegno della sede dell'esposizione rappresenta il tema. Quindi è davvero una grande sfida che ci siamo posti in termini di discontinuità e di innovazione. Secondo aspetto, alla grandiosità o fiere che presentavano gli ultimi prodotti più avanzati dal punto di vista tecnologico per sbalordire i visitatori. Questo fa parte del passato. Noi abbiamo voluto interpretare un Expo del XXI, quindi davvero in sintonia con il futuro più che guardando a rincorrere il passato. Terza caratteristica, è stata già detta, ma lo ripeto, per motivare i visitatori a venire a Milano, su questo c'è il territorio, Lombardia e Italia. Più che una presentazione di oggetti, l'Expo 2015 presenta e propone di vivere un'esperienza, delle emozioni, una sorta di nutrizione fisica ma anche intellettuale. Quindi è un'occasione anche di apprendimento, di essere coinvolti in questo grande tema che ci guarda da vicino, che proprio è, diciamo, rappresenta la nostra esistenza, il nostro vivere, che è la nutrizione. Per uno sviluppo che le stesse esigenze della società determineranno. E noi abbiamo già intravisto tanti possibili sviluppi che non vogliamo predeterminare oggi, ma lasciare proprio al corso del tempo, delle esigenze del territorio, della gente che vivrà. Ma è importante che ci sia un lascito di grande valore, di grande potenza, di grande potenziale. E quindi non determinare a priori, ma lasciare una grande flessibilità. Non è una non scelta, è la scelta della flessibilità. L'esempio che è stato definito di Londra è proprio nello spirito di questi tempi, di lasciare strutture flessibili, leggere, proprio per essere in sintonia poi con le esigenze future. È davvero la base, io mi sono convinto per creare, per fare dell'Expo 2015 in Milano un Expo indimenticabile, e questo che noi vogliamo realizzare. Grazie.